Buon Natale a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Volevo farvi un mio mini regalo, dato che penso che la cosa più bella in assoluto sia passare il Natale insieme alla famiglia. Dato che noi siamo una famiglia, passiamolo insieme attraverso questo video, anche se virtualmente, ma sono sicuro che riuscirete a farmi compagnia e riusciremo a farci compagnia anche in questo giorno di festa, magari tra un pasto e l'altro. Se avete già mangiato, fatemelo sapere, o se state ancora mangiando, lasciate un bel pollicione in su. Comunque lasciatelo lo stesso perché è molto importante. Raga, allora, oggi non continuiamo a Route to Glory perché dovrei concentrarmi un po' troppo, ma ci sono due pacchetti in omaggio e poi andremo a fare il draft. Naturalmente sono con l'account del Route to Glory, ci sono due pacchetti in regalo, quindi mini pack opening e poi il draft. Vediamo col primo pacchetto, vediamo se FIFA ci fa un regalo. Sarebbe qualcosa di CDC brasiliano, Luis Gustavo. Poi David Villa, Sané, Douglas, De Maio. Ti ringrazio per il bel regalo di Natale. Vediamo qua, niente, neanche qua. Niente raga, due pacchetti di merda. Non male, Eriksen, De Jong, Howard. Comunque sono giocatori che non useremo, Mané, tanta roba, Mané non useremo mai nel durante il Route to Glory, almeno che poi non decidiamo di comprarli, quindi userò questi per evitare di spendere crediti. E tu, però li tengo dato che alla fine non sono scambiabili, quindi valgono zero. Allora, vediamo i moduli, voglio due attaccanti, raga, quindi 4-1-2-1-2. Speriamo bene, vediamo che giocatori ci sono. Robben, Royce, De Bruyne, Coutinho, Ronaldo, Madonna Ronaldo. Datemi Ronaldo, vi prego. Madonna, Ronaldo. Subito. Vediamo, raga. Partiamo dagli attaccanti. Ibra, Aguero, Lewandowski. Anche se Aguero, Lewandowski. Che poi lo mettiamo insieme a Ronaldo lì davanti. Ciao. Poi C o C. Vediamo. Vediamo chi c'è. Mamma mia. Ozil. Devo mettere Ozil, raga, perché adesso è il... Anche se l'intesa è proprio zero. Devo prendere Di Maria. Prendiamo Ozil per adesso. Magari poi lo prendiamo. L'altro ATT, raga. Benzema, Benzema o Müller. Tanto gioca CR7. Mettiamo Benzema. Troppi if, CC, vediamo chi troviamo. E poi delle merde quasi mi dai. Però Benassi, anche Serero. Serero, CDC, vediamo. Ramsey tutta la vita, Ramsey tutta la vita. Vediamo poi di qua chi c'è. Wilshere, ma sì, Wilshere. Raga, completo da solo velocemente, raga, per non farvi perdere troppo tempo nel video. Madonna, tutti if. Raga, sinceramente me ne frego se manca qualcosa. Magari non è il top per l'intesa, perché c'è tipo Bale che non è un centrocampista, ma è un'ala destra. Però fa intesa con Ronaldo. Cazzo mene, andiamo a giocare. Cominciamo la prima partita del draft. Oh! Dai, la palla, non ci credo. 1-0 per l'avversario, il primo tiro fatto. Chi sei? Dai, è segnato Strootman. Comunque, lui è il tridente Messi, Suarez, man of the match e Ronaldo, if, se non sbaglio. Bella palla con l'esterno, non era CR7, questo è CR7. L'ha presa. Dai, Wilshere, ricambio, vai, che andiamo in porta, non possiamo sbagliarlo. Vai, Neymar, corri veloce, il gol della merda con CR7? No. Neymar! Dagliel 1-1. Vamos! Dobbiamo vincerla, raga. Anche lui ha una bellissima squadra, però. E che cazzo! Dobbiamo vincere! Poi è Natale. Dai di testa, dai che andiamo in porta. Dai che andiamo in... rigore. Vamos, rigore. Perfetto, bravo arbitro. CR7. Col destro! Proprio lì l'ho messa. Lui si era lanciato già da quella parte. E l'ho insaccata proprio lì. CR7. Wow! Via palla. Wilshere, svegliatevi. Comunque raga, avere una squadra così con Burdisso in difesa è il top del top. Ozil fa partire CR7. Velocissimo CR7. Ciao. E rigore ancora. Però siete stupidi. Sempre lì gliela metto. Sempre lì a destra. Tac. Fallo partire dall'altra parte. Bella palla per Neymar. Dall'altra parte per CR7. Non laggare. Fai CR7. 3-1. Sbam, le caprioli di CR7. 3-1. Burdisso su Messi. No. Bravo Buffon. Godo. L'HDPVR, che spero di cambiare a sto punto, anche se avevo riparato grazie all'assistenza che mi aveva mandato un file che aveva migliorato le cose. Quest'oggi che è Natale ha deciso di farmi questo bel regalo.
Mi siete persi, se non sbaglio, il finale della partita, che era finita 3-2. Non so se c'è un modo per farvelo vedere che era finita 3-2 la partita. Qui c'è un premio, quindi sì, eccolo lì, una vittoria 3-2. Non so perché, raga, non ha registrato quella parte. Comunque, fatto sta che ho cambiato la formazione, ho messo dentro Godin e Lewandowski, ho cambiato un po', abbiamo abbassato un po' l'intesa, però ho migliorato un po' la squadra, più o meno, cambiando Neymar con Lewandowski. Però amen. Poi abbiamo Cappellino Iachini, non può non vincere una squadra del genere. Raga, andiamo a cercare il secondo sfidante. Trovato il nuovo sfidante, anche questa è una bella squadra. Sì, andiamo al match, più che altro la 94 intesa ed è questo che mi preoccupa. CR7, madonna che parata. Bale, comunque lagga anche questa ripartita, raga. Vai Ramsey. Dai, no, non ci credo, l'aveva presa, perché ha lasciata lì la palla? Robben, non toccarlo, non toccarlo che si lancia. No, no. Ma da, ma ha preso la palla. Ha preso la palla. Questo è un regalo di Natale per lui. Buffon contro Vidal. Vai che lo conosci. 1-0, va bene così, va bene così. Rigore regalato e lui è in vantaggio. Molto bene. Bale, lancio per CR7. Mettila giù, pallonetto, pallonetto. Non ci credo cosa ha preso. Non ci credo, quella parata assurda, raga. Vai Lewandowski, cazzo, vai, molto bene. Lewandowski, dentro per Ozil. Ozil, anzi è Bale. La palla non passa mai. Cosa sta succedendo? Dai, non ci credo. Non ci credo. Ma da vaffanculo, raga, hanno fatto due tiri. Un rigore è questo, 2-0. Bravo, bravo. Dai che lì la palla. Tira la bomba in porta. Vai, vaffanculo, va. Scusate, raga, scusate. Però ci volete. Prendi la palla. Ma poi chi ha segnato? Ma ha segnato Ramsey, toccatevi. Tiella, Tiella, vai sul destro. Bomba in porta. Fa culo. Minchia, raga, che partita. Raga, la sto giocando solo io. Solo io. Quelli, la gola ha fatto due gol, uno su rigore. È inventato, rigore inventatissimo. Poi inizia a fare del possesso palla, i giochetti con Neymar. Ma vaffanculo. Dentro la palla. Ha tirato anche in porta, da lontanissimo ha tirato. Però andiamo ai supplementari. No, sono scopertissimo. No, no, no. Messi, 3-2. Dai, non so chi è stato, ma non ci... No, no, no. Via palla, via. Ma va... Non ci credo, raga. Ma dai, ma avete visto il difensore la prima volta come non l'ha presa la palla? Ma per quale motivo? Raga, un complimento al mio avversario. Ho perso, purtroppo, però tre buoni regali che andiamo ad aprire adesso. Allora, prima partiamo dal pacchetto giocatori argento. Molto, molto, molto bene. Wow, pacchetto oro e poi pacchetto oro premium. Vediamo se almeno c'è un regalo per noi decente. Nada. Aguero, tu, io, Kun Dispa, Kun Aguero, un regalo. Portiere francese, ma vaffan Costil. Ma Maicon. Ok, raga, sono più o meno le 23. E manco un'ora al Natale. Domani uscirà questo video. Spero abbiate apprezzato il mio impegno di portare un video il giorno di Natale, di aver registrato comunque la vigilia di Natale solo per voi. Abbiamo fatto il draft, è andata male purtroppo. Se volete un altro draft, naturalmente non in questo account, fatemelo sapere con un commento. Vi auguro ancora un buon Natale a tutti. Spero di avervi strappato un sorriso anche in questo video, anche se abbiamo perso la partita, ma fa lo stesso. Era bravo il nostro avversario e anche un po' fortunato. Scrivete hashtag auguri Kun, o comunque fatemi gli auguri se vi va. Naturalmente io auguro un buon Natale a voi e a tutte le vostre famiglie. Passate un dolce Natale insieme a tutti i vostri cari. E ricordatevi che il dono più importante che si possa avere per Natale è la famiglia. Adesso tutto, mi raccomando, spolliciate la manetta come al solito. Lasciatemi un commento. I social li trovate tutti qui sotto in descrizione. Iscrivetevi se non avete ancora fatto, le solite cose che dico sempre. Trovate anche il sito di Instant Gaming se volete farvi un regalino in questi giorni di Natale. Un abbraccio a tutti, buon Natale ancora, e noi ci vediamo domani con un prossimo video, sperando di non morire durante il pranzo di Natale.